Dirigente, primo giorno di scuola, primo anno dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II unificato rispetto agli anni precedenti. Intanto, che emozioni ha provato nel inaugurare l'anno scolastico in questo plesso storico di Capo d'Orlando? Beh, è stata una grande emozione. Poi chiaramente i bambini sono tutti uguali, belli e emozionati come sempre, quindi è stato bello partire ovviamente da un plesso diverso, infatti ho cominciato da Via Roma ovviamente. Cambia soltanto da un punto di vista degli uffici, da un punto di vista amministrativo, per i bambini in effetti resta tutto uguale. Per i bambini resta tutto uguale con qualche novità, intanto la mensa che dovrebbe partire addirittura il 1° di ottobre, ma comunque sicuramente parte e già questa è una cosa importantissima e significativa per l'utenza. E poi sicuramente il primo obiettivo che ci siamo posti insieme all'assessore Cirilla è ripristinare la palestra interna, che in realtà non è una palestra ma è uno spazio comunque destinato all'attività sportiva qua a Via Roma, che mancava e che adesso riprenderà la sua dignità in modo che anche i bimbi di Via Roma possano fare attività sportiva. Ecco, questa diciamo corrispondenza con il comune di Capo d'Orlando è attiva, già il risultato dello spazio esterno in parte ripulito è da ultimare, però insomma qualcosa è cambiato. Insomma, io dico sempre che certe volte basta chiedere e quindi si chiede e si ottiene. D'altra parte lavoriamo tutti per il bene della comunità e i bambini sono il bene più prezioso e da salvaguardare sicuramente, quindi si lavora per loro, con loro e si ottiene sempre qualcosa. Ovviamente le risorse sono quelle che sono, però se si uniscono qualcosa si ottiene sempre. Come ogni anno c'è un periodo di inserimento per i bambini, quanto durerà e quando cominceranno le lezioni, soprattutto per le 40 ore a tempo pieno? Ma noi ci diamo sempre 2 settimane di diciamo, acclimatamento, chiamiamolo, per i bimbi, per i più piccolini, per quelli di 3 anni, la prima settimana è quella un po' più tosta perché chiaramente il distacco dalla mamma è un po' più difficile da realizzare e poi man mano andiamo a regime, quindi le prime 2 settimane lavoriamo a mezzo orario e poi partiamo con le 40 ore, in realtà un po' più di 2 perché vorremmo partire in concomitanza con l'inizio della mensa, comunque dal 1° di ottobre a regime tutti, mensa o non mensa. Quanti bambini sono in tutto nell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II? Sono 1136. Che cosa si sente di dire per chiudere ai genitori, un messaggio ai genitori di 1136 bambini? Quest'anno, come ho detto anche ai miei docenti, sono 2 le parole chiave, pazienza e confusione. Pazienza perché chiaramente sono correlate l'una con l'altra. Perché è chiaro che stiamo unendo 2 scuole dal punto di vista amministrativo e quindi c'è un momento di travaso dei dati che non dipende da noi ma dai sistemi operativi, che ancora non è avvenuto nonostante l'abbiamo richiesto dal 2 di settembre. Perché noi avevamo Argo, il comprensivo 1 aveva Axios, quindi ancora questi 2 sistemi non si parlano. Quindi ci sarà questo momento di confusione che richiede pazienza. Quindi se ci saranno dei disservizi, e ci saranno dei disservizi ovviamente, non sono imputabili a una cattiva volontà, a una cattiva gestione, ma a questo momento di assemblamento dei 2 plessi e delle 2 anime di queste scuole. Piano piano sistemeremo tutto. Quest'anno sarà un po' traballante, prossimo anno andremo a regime e non ci sarà più nessun problema.